Sicuramente è un'iniziativa pregevole ma anche innovativa che vuole bilanciare le esigenze cautelari della misura restrittiva con il rispetto alla Costituzione, ovvero quello di ridare una dignità al detenuto con la rieducazione. Tra l'altro andiamo incontro alle esigenze che vengono dal mondo del lavoro, ovvero quello di inserire persone con profili particolari, quindi tramite un database, tramite un filtro che fa il comitato tecnico, cercheremo di vedere quali sono le competenze di questi detenuti, li formiamo anche con tirocini informativi nelle aziende e comunque presso ogni ente che ne faccia richiesta, per cercare appunto di profilarli e inserirli nel mondo del lavoro. Sicuramente è un'iniziativa importante che tra l'altro rifinanzieremo con la nuova programmazione FSE 2022-2027. Tra l'altro nuovi strumenti per i detenuti sono previsti anche nel nuovo piano sociale regionale da poco approvato dal Consiglio regionale. Perfetto, grazie.